Comincio? Sì. E ciao, ho scelto questo posto perché a me mi piace l'antichità. Allora, il mondo che siamo, mi piace il paese perché non sapevo che sotto c'erano queste grotte, tutte queste stradine che sono molto carine. Vedendo sta porta e questo buco, mi affascina. Diciamo che di Montecassiano sì, tante cose mi piacciono, tante, non saprei elencarle. Quello che mi piace di Montecassiano sono tutti gli alberi, i fiori, le piante, però non mi piacciono tanto le costruzioni perché inquinano un po'. È grosso Montecassiano, ci sono tanti vicoli stretti e tante avventure misteriose. Sì, lo conosco come un paesino bello, interessante. E per me ci potrei vivere per sempre. Tanto bello. Non mi piacciono tanto le case, diciamo, abbandonate perché se gli sarà un po' ristrutturata, forse sono molto più carine. A me di Montecassiano non mi piacciono le auto. I motorini, però mi piacciono. Lo skate, i pattini, le biciclette. Mi piace un po' tutto Montecassiano, ma non mi piace che ci sono pochi spazi verdi. Per me le auto fanno tanto smog e a me non mi sta bene questa cosa. Beh, qualcosa che manca mi sembrerebbe. Lì dove c'era una fontana una volta, adesso non c'è più, no? Rimettercene una forse poco più carina. Io oggi ho progettato praticamente invece di questo prato ci volevo aggiungere la casa horror, poi vicino alla casa horror ci volevo mettere la pizzeria mostro che praticamente faceva le pizze con sopra scarabei, sangue, queste cose così. Pizza molto buona. Sì. E avevo pensato anche a chi vuole fare una richiesta di fidanzamento o di matrimonio, no? Faccio una fontana lì, quella dell'amore, con dei delfini che vicini formano un cuore. Poi ci sono anche delle stelle marine che sputano l'acqua, no? E anche delfini, no? C'era troppa calma. Troppa calma, bravo, troppa calma. Dimmi una cosa, cosa c'è qualcosa che ti piace di Montecassiano? Dai! No, Tira! L'aeroporto! Ah, ok, sì. Dove lo vuoi mettere questo aeroporto? L'aeroporto, mettiamolo lontano. Lontano? Sì. Dove? Alla Piedripa. A Piedripa? Sì. Ma a Montecassiano? A Montecassiano l'ho fatto io. La casa c'era Frankenstein, uno non so come l'ho chiamato l'uomo lucertola, e uno che l'ho chiamato... Strumbito. Lo chiamerò Strumbito. Allora, sta aeroporto dove lo mettiamo? Cosa ci facciamo? Andiamo in vacanza. Andiamo a mare. Andiamo a Luna Park. Nel mio progetto che ho fatto ho messo che le auto vengono tutte distrutte, ma ci saranno dei pattini che volano, no? E che praticamente non fanno smog. In casa sì, anche. Qui, all'acqua parte. Ho lavorato nel centro anziani sulla mappa che diceva che gli anziani non dovevano, si abbatteva la chiesa, non quella collegiata, si abbatteva la chiesa di San Marco. No, e lì ci si faceva un centro per gli anziani, un campo per farci le corse delle carrozzine. Allora, era una città dove ci sono delle scale che portano alle grotte. Dentro non ci sono solo queste grotte, però c'è anche, diciamo, un parco di divertimenti. E poi c'è uno scivolo gigantesco che tu scivoli, poi per ritornare su non ci sono le scale normali ma delle navicelle a razzi. Io invece me la immagino con delle case tutte azzurre, che in piazza c'è praticamente un parco divertimenti, una ruota panoramica in mezzo e le montagne russe che passano sopra il centro storico. Poi c'è anche degli alberi parlanti, un giardino tutto intorno e c'è anche una pista per le macchine
sullo sterrato intorno al centro storico. Ci sono tutte sedie in cui tu ci puoi vedere tutto il panorama. E poi ho fatto un castello tutto rosa, viola e azzurro, che porta a questa città immaginaria. E poi ho pensato, facciamo uno scivolo mobile, no? Che esistono all'IKEA. E poi e poi invece per gli anziani, senza che devono andare su giù con le carrozzine, una cosa mobile, una specie di scala mobile, che solo lì ci si mettono le carrozzine e gli anziani e si portano su e giù. Poi io compagno in macchina. Poi aspettate i miei sotto porta, io ti accompagno. Poi ho pure disegnato un gestino automatico che se tipo uno butta una cartaccia, gli danno schiaffo, prende la cartaccia e la butta nel gestino. Diciamo che è tutto in fase di natura. Tipo per quelli lì che non vogliono insetti nell'orto, che usano gli insetticidi, no. Lì su Imaginopolis proprio no. Ho avuto l'idea di cambiare un po' tutto e fare delle case, degli alberi e avere molti più spazi verdi, delle piscine e delle piste da pattinaggio, cose che qui a Monte Cassiano un po' mancano. Il parco per gli anziani, ci sono delle catene, no, che resistono, allora alla carrozzina ci sono due ganci, si agganciano tutti e due ganci alla carrozzina e poi si spinge e lì c'è l'altalena. Il parco, sempre sul parco, lo scivolo, che quando è caldo c'è l'acqua, si spinge la carrozzina e sotto c'è la sabbia finta. E allora io credo vera. Però dopo c'è anche un bar che è tutto ricoperto di sabbia finta, però dentro c'è la botte, no? Una specie di botte formata da tante botti. E allora quando vanno lì si ritrovano nipoti, familiari e... Sull'ospedale c'è anche l'hotel, perché se i nipoti si vogliono fermare a dormire per dopo, tipo se vivono a Milano e devono ritornare a Monte Cassiano, no? Loro si fermano sull'hotel e quando vogliono un attimo andare a salutare allo zio o al nonno, vanno a piedi e vanno a salutarlo. Ho disegnato pure dei cavalli alati. È un animale un po' strano, una specie di uccello a forma di patata che vola. Ho pensato che si potevano fare perché abbastanza fattibili, no? Chiara? Ho fatto un voto! Faccio un saluto! Ciao baby! Ciao e grazie per la... Per la trasmissione. Per la trasmissione.